Io sono Sabrina Lo Deserto e studio all'Accademia di Belle Arti di Firenze, dove con una mia insegnante di decorazione, quindi del corso principale, stiamo lavorando per una tesi di laurea sulle denunce artistiche. In questo caso io come tematica ho scelto di denunciare quindi l'Ilva e più che altro soffermandomi quindi sul quartiere Tamburi, che è vittima quindi delle morti Ilva, non solo per i lavoratori ma anche per i cittadini stessi. Il progetto si sofferma, quindi, si svolge nella realizzazione esterna quindi di un armadio, che è lo spazio in cui che verrà allestito, dove l'esterno sarà decorato in maniera pittorica. E io come decorazione appunto ho scelto la struttura molecolare del benzapirene, che è una delle sostanze più tossiche emesse quindi dall'Ilva, e cancerogene. E l'interno invece deve essere interattivo, quindi l'interno sarà allestito dalle pagine di questo libro, che è il libro scritto dalla moglie di Emilio Riva, dove lei annuncia che Taranto è stata proprio Taranto appunto ad uccidere suo marito. Dato comunque il mio essere contrario a questo, io ho comprato questo libro e lo sto facendo passare fra i cittadini dei Tamburi, dove scriveranno un loro pensiero personale, che può essere quindi una critica, che può essere anche una parolaccia, comunque qualsiasi parola di rabbia. E all'interno di questo armadio, sul fondo dell'armadio verrà applicata una fotografia dell'Ilva in fase di spot, mentre all'interno, nel momento in cui si apre questo armadio, verranno anche applicate ai lati queste pagine qui di denuncia, con all'interno le voci di alcuni dei cittadini dei Tamburi che denunciano arrabbiati il fatto, e anche voci di medici e ambientalisti. Ringrazio tutti coloro che hanno voluto partecipare a questo mio progetto, che mi hanno aiutato a raccogliere dati molto importanti, che mi hanno portata anche a crederci ancora di più in questo progetto, e spero vada a buon fine, perché non lo faccio tanto per me quanto una vera denuncia verso il popolo tarantino, sperando che non termini mai questa lotta.